Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video in cui si parla di cinema, perché anche oggi vi consiglierò 10 film a tema che sono, a mio parere, delle chicche in alcuni casi un po' nascoste e che, quindi film non scontati da riscoprire o scoprire, e dato che è iniziato settembre, che per i più giovinetti tra voi significa rientro scolastico, ho pensato, ma perché non scegliere 10 film che possiamo anche identificare tra virgolette teen drama come genere, o comunque teen, che siano di qualità. Si può fare. Ho anche faticato a sceglierne solo 10 e ho deciso di viaggiare tra titoli che magari vi ho già proposto altrove e altre magari new entry o comunque film che non credo di avervi mai parlato sul canale, e mi sembrava una cosa carina perché il genere teen drama si presta molto facilmente, anche ad esempio attraverso le serie TV, a situazioni stereotipate, cliché narrativi, personaggi ripetitivi, e invece c'è tutto un mare sconfinato là fuori e vale la pena solcarlo, e quindi ecco 10 film teen secondo me imperdibili. E partiamo subito, io non posso non partire con questa classifica, che poi non è una classifica ma una selezione di film, con quello che vi cito sempre essere uno dei miei film teen preferiti in assoluto, secondo me tra i migliori nel raccontare in modo estremamente realistico gli anni dell'adolescenza, e sto parlando di Linda, 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 che è un film giapponese del 2005 di Nobuhiro Yamashita ed è una commedia che assume dei tocchi slice of life, dove per slice of life intendiamo quel tipo di cinema che ha l'obiettivo di raccontare spiragli di quotidianità con un certo approccio realistico, ed è molto realistico questo film, sebbene in alcuni casi ami giocare con l'umorismo o con delle punte di realismo magico, soprattutto in un paio di sequenze oniriche, che secondo me però rendono molto bene la psicologia delle protagoniste. Allora, il film è delizioso, è ambientato durante l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive in questo liceo di provincia giapponese in cui si sta per istituire il festival scolastico. Infatti è comune pratica nei licei giapponesi organizzare questa grande festa prima delle vacanze estive in cui gli stessi ragazzi realizzano delle attività per intrattenere i professori, i genitori e chi vuole, i passanti sostanzialmente, perché credo che in questi casi le scuole siano aperte anche ai curiosi che vogliono vedere il festival scolastico, quindi non è una cosa circoscritta alla sola scuola, ma potenzialmente anche a tutto il paese in cui quella scuola è situata. Ecco, e quindi i ragazzi si possono dividere tra realizzare dei piccoli negozietti, dei baracchini di street food, oppure delle attività artistiche, laboratori, spettacoli teatrali, concerti, e chi più ne ha più ne metta sostanzialmente. Ma noi seguiamo in particolar modo quattro ragazze che hanno il sogno del rock sostanzialmente. Loro formano questa band che si ispira ai loro idoli, ovvero i Blue Hearts, che è un gruppo punk giapponese realmente esistito, storico, che possiamo definire i Sex Pistols giapponesi. Infatti Linda 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 è il titolo della loro canzone più famosa, che all'interno del film viene molto spesso suonata anche dalle stesse ragazze. Questa band si chiama Paranmaum, ma proprio a pochi giorni dal concertone del festival scolastico la cantante abbandona la band, cioè non vuole più farne parte, e quindi per le altre componenti e per salvare baracca e burattini decidono di trovare una cantante in 02 e si affidano, un po' incastrandola, a questa ragazza coreana che si trova in Giappone in scambio culturale, che è anche una solitaria, un po' timidona, non ha ancora avuto modo di relazionarsi e di farsi amici, e lei accetta così di essere cantante di questo gruppo perché è la prima volta che le viene chiesto qualcosa da qualcuno, no? E l'intero film si sofferma su questa amicizia
che inizia a crearsi tra le protagoniste e con appunto la preparazione di questo grande spettacolo che loro faranno con le loro canzoni. Allora, sembra, da quello che vi ho detto, un film molto canonico per quanto riguarda il genere teen, nel senso che quanti film di questo tipo, con i ragazzi che sognano la musica e fanno le audizioni, esistono. Basti pensare anche a dei cult degli anni 2000 come Nata per vincere con Hilary Duff o Crossroads di Britney Spears, ok? Però qua non aspettatevi assolutamente un arco narrativo all'americana, dove magari dopo varie difficoltà, un po' di scaramucce adolescenziali e prime cotte, si arriva all'epico finale. No, non è questo il caso. La cosa bella che fa il regista nel raccontare questa storia, secondo me, è mantenere un realismo profondo. Quindi, a volte, molto spesso, noi vedremo queste ragazze che stanno provando, che sono esauste, esauste dal caldo, piene nella vita, con mille drammi, non c'hanno voglia, e anche la performance in sé, su cui non vi spoilerò niente, è molto punk, perché dopo varie peripezie che non vi racconto, le quattro salgono sul palco completamente infradiciate di pioggia, fango, eppure con tanta esperienza alle spalle. È veramente toccante nella sua semplicità e lo trovo veramente un bellissimo film a tema, ecco. Il secondo film che vi consiglio, invece, è un classicone degli anni 70 ed è La ragazza del bagno pubblico. Questo è un film interessantissimo che io scoprì molti anni fa, girovagando, rimanendo sveglio a guardarmi fuori orario di Rai 3, e come sempre, quando non avevo sonno, a volte registravo anche le VHS, rimanevo sveglio a scovare qualche nuovo film di cui non ero a conoscenza, e La ragazza del bagno pubblico l'ho trovato veramente un film delizioso. E tra l'altro è un film che obiettivamente potremmo anche definire tranquillamente teen drama. Il regista, tra l'altro, è Jerzy Skolimowski, che è un regista di origini polacche che vi ho già consigliato in merito alla sua trasposizione dell'Urlo di Graves, che quello era un horror psicologico molto peculiare, quasi occulto in un certo senso. Qui invece lo troviamo a dirigere quella che è una commedia romantica, coming of age, quindi un racconto di formazione, a tinte leggermente surreali e a volte grottesche. Visivamente questo film è molto fico e racconta in realtà una storia semplicissima. È la storia di un adolescente, un ragazzo, che si innamora di una sua collega. Lui infatti, per guadagnare due spicci, lavora in un bagno pubblico, e così fa anche questa ragazza del bagno pubblico, che è una ragazza in realtà molto più grande di lui, oltre la ventina, molto bella, affascinante, una vera e propria modella, che però, nonostante i corteggiamenti silenziosi del protagonista, non ci sta. E infatti è storia di amore non ricambiato, e agli occhi del protagonista lei appare come una sorta di musa inarrivabile, ok? Ma tra i due nasce questa sorta di rapporto un po' contraddittorio, nel senso, lui percepisce alcuni atteggiamenti di lei come autoilludendosi e via dicendo. Quindi racconta in realtà quello che è una sorta di prima cotta, che però nel film, attenzione, assume anche delle sfumature un po' grottesche, thriller molto peculiari. È un piccolo gioiellino questo, quindi se riuscite a recuperarlo troverete comunque un film che tratta un tema sulla carta banale, però raccontato in modo molto originale. Il terzo film, anche questo ve l'ho consigliato tanto invece, però mi soffermo perché io sono stufo di leggere in giro che viene reputato un film trascino, perché non lo è. Secondo me nel suo genere è di altissima qualità, e infatti stiamo parlando di un teen horror che si chiama Ginger Snaps. È un film canadese che dimostra come le componenti teen e horror, che insieme generalmente generano trash o comunque film di bassa lega, in questo caso no, si può fare qualcosa di altissima qualità. L'hanno dimostrato anche film più recenti come It Follows, ad esempio, anche se It Follows non lo vedo così tanto teen, mentre vedo molto teen Ginger Snaps, perché racconta anche tante tematiche strettamente legate al mondo dell'adolescenza. Allora, Ginger Snaps è una chicca. È appunto un film horror canadese del 2000,
Che racconta la storia di queste due sorelle adolescenti che vivono in questo paesino di provincia, in questa cittadina un po' triste dove non succede niente, e le due, naturalmente nella migliore tradizione dei primi anni 2000, sono due gotiche. Sono due gotiche ossessionate dalla morte, che amano i poeti maledetti, ascoltano la musica metal, ma soprattutto si divertono un sacco a fare le foto in cui fingono di essere morte. Adoro tutto, è un buon incipite, diciamo, e le due sono molto unite, sono legate da questa promessa indissolubile per la quale, così come sono cresciute insieme, così dovranno morire assieme, quindi fanno una sorta di patto di sangue. C'è un ma però: da tempo in questa cittadina si aggira un mostro, o comunque un maniaco, che uccide i cani. Ok, uccide i cani di questa cittadina e la gente è un po' terrorizzata, no? Questo non terrorizza però Ginger, perché le due Ginger Snaps, Ginger è una delle protagoniste, l'altra si chiama Brigitte. Ginger tra le due è quella più attraente, un po' più intraprendente, e Brigitte invece è proprio una emo, sostanzialmente una emo prima che esistessero gli emo. Ginger non si fa non teme assolutamente le voci di questa bestia feroce che ammazza i cani, e la sera si ritrova da sola in un bosco e viene azzannata da quello che è effettivamente questo mostro pericoloso, che noi sappiamo subito essere un licantropo. Tuttavia, fortunatamente, e non sto facendo spoiler, questi sono proprio i primi 20 minuti di film, solo per darvi un mood su di che cosa parli. Tuttavia, fortunatamente, Ginger non schiatta, anzi, è leggermente ferita, però comunque sta bene, anzi, fin troppo bene, perché inizia ad essere proprio sfacciata. Da prima che era asociale, inizia a flirtare con i ragazzi, inizia a vestirsi in modo provocante, a farsi piercing da sola e altre cose adolescenziali del genere. Quindi Brigitte si chiede: come mai mia sorella in un giorno è cambiata da così a così? Che le succede? E quindi il film racconta questo e prende le sfumature horror adolescenziali, non lesinando neanche troppo sullo splatter, perché ci va giù abbastanza tosto, nonostante il target del film sia assolutamente giovane. Io l'avevo visto a 12-13 anni in TV, l'avevo fatto tipo alle 4 del mattino su Rai 1 e vi giuro era diventato uno dei miei horror preferiti in assoluto, perché la cosa che mi piace è che funziona sia come horror, perché è mega avvincente, non è un horror che vuole far paura, è un horror che vuole proprio tenerti lì e in ansia per sapere come andrà avanti la questione, però dall'altro lato racconta una storia che sa offrire anche delle tematiche un po' più dense. Infatti tutto il tema della licantropia è una metafora per parlare della pubertà, banalmente, e lo racconta, e nonostante usi la metafora della licantropia, è una metafora che però, pur non essendo esplicitata, come vedi, in realtà stiamo parlando di pubertà, attenzione, è chiaro, cioè lo racconta in modo sottile, ma chiaro abbastanza da essere compreso anche dai giovanissimi che lo guardano, e anche a trattare queste tematiche in modo assolutamente non banale. In particolar modo è bello come il film usi anche il sottogenere del body horror, ovvero l'horror legato alle mutazioni del corpo. In questo caso a Ginger spuntano i denti, spuntano delle ferite, spunta la coda a una certa, quindi sì, lo deduciamo che potrebbe trasformarsi in un licantropo, però queste mutazioni del corpo, che molto spesso nel body horror vengono usate semplicemente per fare disgusto, quel tipo di horror che disgusta, scioccante, in realtà è funzionale nel raccontare i cambiamenti del corpo, della pubertà, che ci spaventano molto. Io lo trovo un film molto più profondo di quel che può apparire superficialmente, e trovo anche che sia molto ben diretto. Mi piace anche, cosa non scontata per un horror di fine anni 90, inizio 2000, che abbia uno sguardo molto femminile. Ed è palesemente un horror che ha un target più femminile che maschile, proprio perché parla di temi legati alla pubertà femminile, e anche il modo in cui è girato ha sempre uno sguardo femminile sulle cose, quando l'horror teen, soprattutto quelli vecchi, hanno sempre uno sguardo molto maschile.
dove molto spesso appare la Final Girl e le Scream Queen assumono dei ruoli quasi stereotipati, marginali. Quindi anche quello secondo me è un aspetto molto interessante, e vi spingo a vederlo perché merita assolutamente. Poi un altro film molto particolare, una vera chicca, è poi Love and Pop. Love and Pop è un film giapponese del regista Hideaki Anno. Hideaki Anno in realtà è famosissimo come animatore e regista di anime. Credo che sia suo Neon Genesis Evangelion. Correggetemi se sbaglio, perché sugli anime sono meno ferrato. Fatto sta che è un film live action girato da un regista che in realtà sguazza nel cartone animato e nell'animazione. Quindi lo trovo anche questo, anche per questo motivo, un film curioso, Love and Pop, che tra l'altro è tratto dal romanzo omonimo di un grande autore, Ryu Murakami. Allora, in quel romanzo Ryu Murakami racconta un fenomeno che si era sviluppato un po' a macchia d'olio in grandi città giapponesi come ad esempio Tokyo, e che riguardava le adolescenti tra i 15 e i 17 anni, che per guadagnare dei soldi, per comprarsi oggetti di lusso e togliersi qualche sfizio, molto spesso incontravano semplicemente, organizzavano questi incontri non per forza con scambio erotico, ma semplicemente tenendo compagnia a dei vecchi viscidi disposti a passare qualche ora con una liceale, ok? È un fenomeno che è veramente esistito, con anche cose strane tipo vendita di mutandine e altre amenità. Ecco, il romanzo si sofferma su questo fenomeno raccontato dal punto di vista di una di queste ragazze, per raccontare anche il senso di solitudine, alienazione metropolitana. Il libro è molto malinconico. Il film anche ha delle sfumature malinconiche, è molto fedele al romanzo di Murakami, però la cosa che lo rende secondo me veramente figo è la regia. Allora, la regia è totalmente fuori di testa, e secondo me è anche dovuta al fatto che è girato da una persona che lavora nell'animazione e che qua ha voluto fare anarchia. Cioè, qua veramente vediamo delle soggettive degli oggetti, ad esempio la soggettiva di un uovo, oppure ancora c'è una sequenza assurda in cui le ragazze stanno succhiando degli acini d'uva perché vogliono rivenderli, e c'è la soggettiva dell'acino d'uva, delle cose assurde veramente. Oppure ci sono altri momenti in cui la telecamera, la cinepresa, vuole simulare la soggettiva di una mosca che vola. Cioè, fuori di testa, è super sperimentale da questo punto di vista, ed è molto anni 90, perché ha un po' queste sfumature anche quasi MTV, però allo stesso tempo, pur trattando un tema potenzialmente scabroso, il film ha anche una sua malinconia esistenziale particolare, che lo rende quasi poetico. Ed è, sì, tratta tanto il tema di queste ragazze che incontrano uomini in cambio di denaro, però allo stesso tempo è anche un film di amicizia femminile, molto interessante da una prospettiva diversa, e vi consiglio di recuperarlo perché è un gioiellino. Sempre asiatico, ma andiamo a Taiwan, vi consiglio anche un piccolo film con un titolo italiano osceno. Allora, è uno di quei casi tristi in cui il film ha l'originale, ha un titolo originale evocativo, comunque bello, e viene rovinato dal titolo in italiano. Perché sì, questo film esiste in italiano anche. Allora, il titolo originale di questo film è una cosa come Attraversando il Ponte Blu, una cosa del genere, perché poi in inglese è Blue Gate Crossing, no, Attraversando il Cancello Blu. In italiano l'hanno reso in Incrocio d'amore. Vado, sembra una soap opera di un trash devastante. Il film però è carinissimo. È proprio, è uno di quei film teen che tratta una tematica, cioè una storia talmente semplice da sembrare banale, ma che funziona perché i personaggi in gioco sono benissimo caratterizzati, è facilissimo entrare in medesimazione con loro, e la stessa regia, la stessa sceneggiatura hanno quell'empatia, quella delicatezza nel raccontare questo tipo di storie che funziona, e alla fine ti scappa pure la lacrimuccia. Allora, Incrocio d'amore è la storia di due amiche
e di un ragazzo, ok? Queste due amiche si incontrano un giorno e una delle due dice all'altra: mi piace un sacco quel bonazzo là, ok? E allora, ma non ho il coraggio di andarglielo a dire al bonazzo che mi piace, quindi perché non mi aiuti? Quindi l'amica fa da intermediaria con le lettere, ok? Che è una cosa che vedo fare anche nel Fumacupido a volte, questa cosa qui, quindi fa la intermediaria, quindi l'altra ragazza va: senti, piace la mia amica, ecco la sua lettera. Però ovviamente scatta il dramma. Perché scatta il dramma? Scatta il dramma perché il tipo si innamora di quella che gli porta le lettere, ma soprattutto la tipa che porta le lettere è ovviamente innamorata della sua migliore amica e non sa come dirglielo. Quindi è una situazione semplice, che sembra non reggere quasi la durata di un lungometraggio, ma vi giuro funziona, è di una delicatezza incredibile e sa anche toccare il cuore, secondo me. Quindi se volete un film d'amore teen non banale, questo potrebbe piacervi tanto. Così come potrebbe piacervi, secondo me, se volete, visto che Incrocio d'amore tratta anche di tematiche LGBT, secondo me, e volete magari trovare un altro film su questa vibe, allora inevitabile consigliarvi anche un cult degli anni 90, ovvero Fucking Amal. Fucking Amal è un altro dei film teen irrinunciabili, secondo me. È un film svedese del regista Lukas Moodysson, che è sempre molto attento, tra l'altro, a trattare i temi dell'adolescenza, e in questo caso ci trasporta a Amal, che è un paesino sfigatissimo in Svezia, dove non succede niente, e dove però veniamo introdotti alla vita dei liceali di Amal, in questa piccola scuola superiore, in cui sboccia una storia d'amore tra due ragazze che non potrebbero essere più diverse di così, perché una è una mezza cheerleader, è la ragazza più popolare della scuola, e quell'altra invece è il classico maschiaccio un po' sociale che se ne sta per le sue. Sembra una storia stereotipata già da come vi ho presentato i due personaggi. Fidatevi che non lo è, perché racconta molto bene, secondo me, i turbamenti di quell'età, la ricerca di se stessi, e poi è un bellissimo inno all'amore, secondo me, questo, realizzato in modo non banale, perché un problema che a volte riscontro in certi film a tema LGBT, soprattutto se pensati per un target giovane, è il fatto che siano molto spesso costruiti su degli stilemi ripetitivi o comunque su alcune situazioni che si ritrovano in tutti i film del genere, oppure che siano semplificate certe situazioni. In questo caso no, è molto credibile anche il rapporto che si crea tra le due ragazze, dove la sociale già accoglie più facilmente la propria sessualità, quell'altra invece, comunque, pur accogliendola, sta in un certo contesto, è complicato. Sono tutte situazioni che vengono raccontate in film analoghi, ma che qui, secondo me, vengono raccontate con una certa sensibilità e con molto realismo, e alla fine il film riesce nei suoi intenti, quindi straconsigliato. Un film che secondo me racconta molto bene quello che è veramente un periodo infernale dell'esistenza, ovvero le scuole medie. Non vi giuro, c'è gente che dice che le scuole medie sono stato un periodo bellissimo. Boh, io ho odiato le medie, vabbè, e quindi mi trovo ovviamente a consigliarvi un film che racconta l'inferno che è la scuola media. Anzi, due. Il primo un po' più all'acqua di rose, per quanto sia molto malinconico, ed è Eighth Grade. Eighth Grade è un film delizioso che ti lascia un po' di malinconia in realtà, ed è un film americano di Bo Burnham che racconta quello che dovrebbe essere l'anno di una ragazza che si affaccia appunto a un anno di scuole medie e scoprendo che cambia tutto e le sue certezze vanno un po' a farsi friggere, soprattutto quando dovrà andare al liceo. Lei ha certe aspettative, ma queste aspettative non vengono assolutamente confermate, anzi si ritrova di fronte a
situazioni in cui se prima era piena di amici poi non lo è più, si trova piena di insicurezze, non si sente più a suo agio, però è un film che tratta questi temi con un taglio realistico in modo molto sottile e vi giuro vi lascia una malinconia allucinante, anche perché vi fa rivivere in un certo senso quel periodo della vita. Invece un film che tratta questo tema però lo tratta in modo radicalmente opposto, nel senso del mood, perché stiamo parlando di un film molto anarchico, è Fuga dalla scuola media. È molto più figo il titolo in inglese, Welcome to the Dollhouse, però anche Fuga dalla scuola media ci sta. È un film degli anni 90 del regista americano Todd Solondz, che lui ha questo cinema molto controverso e sfacciato. In realtà secondo me il suo più bello è Happiness, che è una bella mazzata anche quella, però Fuga dalla scuola media è iconico. Allora, è una commedia teen con risvolti amari, che presenta la realtà nuda e cruda di quell'età urenda, ok? Che poi da adulto ti ricordi con una certa nostalgia, quando la vivi è urenda, cioè. E tutto questo lo viviamo attraverso il devastante calvario della povera Dawn. Dawn ha 13 anni, è in terza media e si deve dividere tra le prime cotte, ma soprattutto la scuola di sopravvivenza della vita attraverso bulli che però si scopre poi che hanno dei traumi del passato, ma comunque sono degli stronzi, non preoccupatevi, perché una cosa bella del film è che sfrutta anche dei cliché tipici di queste storie. Quindi Todd Solondz è cinico in quello che fa, quindi vi fa vedere il bullo che fa le cose brutte, poi ti dice ma poverino è così perché ha una vita personale difficile, ma poi ulteriormente ti ribalta di nuovo questa cosa nel corso del film. Allora, ridete di gusto perché è talmente sopra le righe, grottesco, non ha paura anche di essere volgare e cattivo quando serve questo film, però allo stesso tempo vi giuro vi lascia quell'amarezza di fondo che è difficile da tenere lì, però merita davvero di essere visto. È proprio, penso che sia uno dei film teen con target teen più cattivi che abbia visto. Ma non è cattivo per il gusto di essere cattivo, è anarchico in un certo senso. A me è piaciuto molto, bisogna essere capaci di gestire un certo umorismo un po' sopra le righe, un po' nero in alcuni casi. Un altro film spettacolare che parla di adolescenza è poi All About Lily Chuchu. Allora, anche All About Lily Chuchu, che è un film giapponese del 2001, è un film che racconta molto bene quella sensazione di smarrimento che si prova da un momento all'altro durante la vita di un adolescente o un preadolescente. Un po' le stesse sensazioni che racconta, ad esempio, la protagonista di 8th Grade, quando la sua vita cambia radicalmente, nel momento in cui tutti gli altri cambiano più veloci di lei e lei non riesce a stare al passo, sostanzialmente si sente persa. All About Lily Chuchu parla di questo e lo fa in modo estremamente poetico. D'altronde il regista è Shunju Iwai, che è un regista molto attento all'età dell'adolescenza e a questo stile molto poetico, molto visionario, etereo, e lo fa attraverso la storia, racconta questo tema dello smarrimento, trattando anche in modo molto forte il tema del bullismo, attraverso il racconto di questi due ragazzi che sono amici per la pelle e sono accomunati da una passione per questa Lily Chuchu. Lily Chuchu all'interno della finzione del film è una pop star, è questa cantante in realtà un po' artistoide, un po' alla Bjork per dire, e i due sono iscritti al forum e raccontano la loro passione per la musica di questa Lily Chuchu, che è fonte di grandissima ispirazione per loro, nelle pagine di questo forum, ma è l'unico tratto che li unirà anche negli anni successivi, in cui uno diventa un bullo sostanzialmente, piuttosto violento anche, e arrivando anche a un livello di bullismo che dici
oh mio Dio, ma veramente, però purtroppo casi del genere succedono davvero, non vi sto a spoilerare, però si va anche in direzioni abbastanza toste, e l'altro invece rimane piuttosto in disparte, diventando non per forza una vittima diretta dei fatti, ma un osservatore silente che non sa come agire nei confronti dell'insensatezza del mondo che gli sta attorno, oltre al fatto delle paturnie che si provano a quell'età. Però ho trovato bellissimo, a parte che è bellissimo questo film proprio dal punto di vista visivo, emozionale, è un film in piena, poi se lo guardate a 15 anni, età in cui l'avevo visto io 15-16 anni, vi parlerà come niente, cioè è veramente toccante da quel punto di vista. Però è proprio bello il fatto che Shinji Wai abbia voluto un po' giocare su questo fatto anche della maschera che si usa in quei contesti adolescenziali e del fatto che si indossa una maschera di un certo tipo per rimanere in un gruppo, però sotto sotto sei un po' lo stesso, no? Sei anche un po' ingenuo da un certo punto di vista, ed è quello che si racconta bene all'interno del film, secondo me, con una delicatezza veramente al top. L'ultimo film che vi consiglio, anche questo proviene dal Giappone e ve l'ho spesso consigliato, ma questo è per me un cult assoluto. Allora, questo è Like Grains of Sand, ovvero Come granelli di sabbia. È un film teen bellissimo degli anni 90, del 95, ad opera di un regista favoloso che è Ryusuke Hamaguchi. Ryusuke Hamaguchi come regista ha un taglio realistico, delicato. Se vi piace Hirokazu Koreeda, ad esempio, potrà piacervi anche Hamaguchi. Oddio, Ryusuke Hamaguchi si chiamava? Scusate, ho un attimo, perché Ryusuke Hamaguchi sto facendo confusione, secondo me. Controllo il live, così non mento. No! Ah, Ryusuke Hashiguchi, vabbè, dai, su. Però vabbè, lui è bravissimo. Ha questo taglio che potrebbe piacervi un po' se vi piace il cinema di Koreeda, a livello di stile, con la differenza che lui è molto attento a tematiche anche di carattere queer, LGBT, e anche a tematiche legate alle relazioni umane, mentre Koreeda è molto focalizzato sulle dinamiche familiari. E Like Grains of Sand ci trasporta all'interno di un liceo giapponese in cui ci sono più storie che si intrecciano tra di loro, più protagonisti che portano in sé alcuni drammi adolescenziali, però raccontati molto bene. Il più centrale della storia, delle storie che Like Grains of Sand segue, è la storia di questo ragazzo che si scopre innamorato perso del suo migliore amico compagno di classe. Ovviamente una storia d'amore in cui il blocco sta nella dichiarazione, nel terrore di non essere ricambiati. Questa è una delle piccole storie che succedono all'interno del film, perché in realtà poi seguiamo anche la storia di questa ragazza con una vita complicata a livello familiare, che deve fronteggiare le sue compagne di classe, che invece sono delle smorfiose, che la trattano in faccia. Però è proprio bello il modo in cui intreccia tutte queste dinamiche tra di loro, queste sorte di solitudini che si uniscono, perché poi tratta tanti temi, ma alla fine è un insieme di racconti di formazione che parlano anche di amicizia, di solitudine, in modo veramente unico, secondo me. Tra l'altro, chicchetta non da poco, la protagonista femminile di questo film, che interpreta appunto questa ragazza che deve fronteggiare le bullette, è niente po' di meno che una giovanissima Yumi Yamazaki, che all'epoca non era famosa e poi è diventata la cantante pop giapponese più famosa al mondo. Qua la vediamo invece agli esordi in un film d'autore teen bellissimo, quindi almeno per l'unica prova attoriale un'ottima scelta. Ecco, questi erano 10 film teen drama da non perdere. Fatemi sapere se avete già avuto modo di vedere qualche film tra quelli consigliati e se secondo voi ne manca qualcuno per questa lista. Lanciate qualche commento qua sotto. Detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!